Iniziamo la preparazione del pane proteico senza glutine versando 160 g di farina. Se disponete di un frullatore potente potete frullare da voi le lenticchie creando la farina. Se siete alla ricerca di un frullatore simile, vi lascio il link di quello che ho acquistato io nelle descrizioni sotto al video. Si tratta di un frullatore che costa la metà del Vitamix, ma è più potente del Vitamix. Ora procediamo aggiungendo farina di soia, io utilizzo una farina di soia biologica. Aggiungiamo quindi 60 g di farina di soia e 60 g di farina di grano saraceno. Se non vi piace il sapore del grano saraceno potete aggiungere della farina di riso integrale ad esempio. Mescoliamo bene. Aggiungiamo ora 45 g di semi di lino macinati che dovete macinare al momento, oppure potete conservarli per 1-2 giorni in frigorifero. Più a lungo non consiglio perché tendono a irrancidire. Proseguiamo aggiungendo 90 g di mandorle sfarinate. Potete anche farlo tranquillamente con il vostro frullatore. Prepariamo l'addensante. In questo caso faccio ricorso alla mia bilancina di precisione perché con gli addensanti non si scherza. Allora, 6,5 g di arrowroot, ovvero della fecola di maranta. Aggiungiamolo quindi al nostro mix di farine. E mescoliamo. 8 g di sale, a vostra scelta potete aggiungere altri aromi, ad esempio a me piace molto il cumino nel pane, quindi vado ad aggiungere un po' di cumino e anche del pepe nero. Quindi è la volta dei semi, in questo caso vado ad aggiungere 150 g di semi di zucca che io ho già tostato, però possono essere anche non tostati, e 70 g di semi di girasole, ovviamente decorticati. Aggiungo una bustina di lievito di birra secco, mescolate ancora bene e andiamo ad aggiungere 460 ml di acqua tiepida. Mescolate bene sotto in modo tale che non vi resti della farina che non venga incorporata. E versate dentro il vostro impasto. Come vedete è già diventato molto più sodo perché i semi di lino cominciano a fare effetto. Io aggiungo sulla superficie un paio di cucchiai di olio. Decorate a piacere con dei semi, con del sesamo, quello che preferite. Io ho finito i semi di zucca. In questo modo lo mettete nel forno con la luce accesa, senza temperatura, e aggiungete una bacinella con dell'acqua bollente. Lasciate lievitare fino al raddoppio quasi del volume. Dovete vedere proprio che aumenta bene il volume. Ecco così. In realtà non raddoppia veramente il proprio volume perché non siamo in presenza di farine con glutine che quindi hanno una forza e una struttura. Però aumenta sicuramente di una volta e mezza, magari anche qualcosa di più. Ecco, il nostro pane è cotto. Ho utilizzato una cottura così strutturata a 230 gradi per 20 minuti, a circa 200-190 gradi per altri 20-25 minuti e 15-20 minuti solo dal sotto.
sempre lasciando il pane nel forno nella stessa posizione, ma sempre dal sotto, cottura dal sotto. Ok, ricordate anche la prova stecchino, in questo caso ve la faccio vedere, si è formata anche una bella crosta. Ecco, il pane è asciutto, lo estraiamo. E lo lasciamo raffreddare prima di tagliarlo. Guardate che meraviglia! Cioè, lo potete tagliare a fette. Io ora lo vado a tostare e poi lo mangerò con della tahina e della marmellata di fragole senza zucchero fatta in casa. Anche di questo trovate il video sulla mia pagina. Ed ora l'assaggio in diretta per voi, perché sono troppo golosa. Buonissimo. Se la ricetta vi è piaciuta, lasciatemi un like, mi fa sempre piacere. Ricordatevi di condividere il video con gli amici e di iscrivervi al canale attivando la campanella. E noi ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao!